che in gomma di armi da fuoco, come pistole, fucili, eccetera, eccetera. La cosa veramente importante, la prima cosa che devi controllare è che non sembrino vere. Sì, il termine tecnico è blue gun, perché dovrebbero avere un colore blu o comunque un colore che sia improbabile per le armi da fuoco. L'idea è che abbiano un colore blu forte oppure giallo acceso o arancione, non nero. Da lontano sembra un'arma vera, che vuol dire che se ti alleni fuori puoi incorrere nel reato di procurata allarme. Le forze dell'ordine non apprezzano particolarmente questo genere di chiamate, cioè essere chiamate a vuoto con l'adrenalina a mille, perché pensano che ci siano dei pazzi che stanno utilizzando delle pistole. Questo. Se proprio trovi la super offerta, le devi comprare nere, almeno nastrale con qualcosa di giallo, di blu, di rosso, in modo che si capisca che sono delle repliche, e usale solo in palestra. Solo in palestra e possibilmente con delle tendine, in modo tale che chi è fuori non ti veda, non possa pensare neanche minimamente che ti utilizzi armi vere. Le pistole e i fucili devono essere abbastanza duri da poter reggere le manipolazioni durante le tecniche di disarmo. Molto facile che compri un fucile e ti ritrovi a dover lavorare con una mitraglietta portatile.